Allora, ci siamo scambiati io professore, per cui domani sarete le 4 ore con il professore e l'esercitazione la facciamo oggi, come avrete già capito. L'idea è di finire quella esercitazione che abbiamo iniziato la volta scorsa, ok? Quindi l'avevamo lasciata a metà strada, cerchiamo di finirla. Voi nel frattempo avevate già il testo completo della soluzione in rete e quindi se per caso gli avete dato un'occhiata magari vedrete cose che avete già visto, però cerchiamo di capire perché nella soluzione sono fatte in quel modo. Di oggi l'idea sarebbe di cercare di concludere questa parte in modo tale che poi la prossima esercitazione partiamo sugli argomenti nuovi che vedete, quindi andiamo sempre di pari passo con quello che fate a lezione. Allora, noi eravamo rimasti qua a lavorare sulla parte dei bin che serviva a rinfreschiamoci un attimo la memoria sulla nostro progetto. Avevamo fatto il progetto in linea di massima delle view e dei controller che ci servivano, avevamo iniziato a lavorare allo sviluppo di queste view e di questi controller, in particolare avevamo già sviluppato la V-Login, il DIN di gestione degli errori l'avevamo ereditato dalla lezione e avevamo iniziato a lavorare quindi sugli altri due DIN che ci mancavano, che erano il DIN che rappresenta i dati inseriti dall'utente nel form di login e lo user data bin, che è quello che rappresenta invece i dati relativi all'utente che verranno poi utilizzati all'interno dell'applicazione web, ok? Quindi, ricapitolando, eravamo arrivati a lavorare su questi due bin. In particolare avevamo finito lo scheletro del primo e stavamo lavorando sullo user data, che era quasi finito anche. Quello che c'era rimasto in sospeso era come gestire il database degli utenti sapendo che non siamo capaci ad usare un database vero al momento in JSB, ok? Quindi dobbiamo inventarci una soluzione temporanea in modo da avere un mini database utente per questa esercitazione, così che come impariamo ad accedere al database possiamo cambiare il bin di login, o meglio login from data bin, in modo tale da poter poi utilizzare il database degli utenti. Ok? Quindi, questo che cosa significa quando andiamo a vedere che cosa abbiamo scritto all'interno dei bin? Ovvero, se dov'è che mettiamo questo database utente finto e quali sono le parti che dobbiamo completare per poter poi partire a sviluppare il controller, giusto? Perché abbiamo detto, prima sviluppiamo i bin, poi quando abbiamo tutto a posto, sviluppare il controller diventa un'operazione in discesa, molto facile. Allora, vediamo un attimo dove eravamo arrivati. Se avete domande mi fermate, ovviamente. Questa qua era il bin login from data, avevamo detto essenzialmente che deve memorizzare i dati iscritti dall'utente nel form, quindi nome utente e password, costruttore vuoto perché è un bin, isVal per verificare che il bin sia stato effettivamente generato in conseguenza alla ricezione dei dati da parte dell'utente, oppure se invece il bin sia stato generato semplicemente perché c'erano use bin ma i dati non sono stati inseriti e quindi noi non possiamo fare elaborazioni su questi dati. I due metodi che avevamo lasciato per adesso liberi in attesa del database utenti erano il metodo check e il metodo feed user data. Il primo verifica che nome utente e password corrispondano a un utente presente nel nostro sito, registrato sul nostro sito, e che la password sia corretta. Il secondo, assunto che l'utente sia valido e registrato, va a riempire quei campi del bin user data che servirà poi passare alle pagine successive, quindi che serviranno poi all'interno delle diverse pagine che compongono il sito, nel momento in cui l'utente è registrato, ovviamente. Ok? Perfetto. Allora, questi qua sono i due punti in cui oggi dobbiamo lavorare. C'è ancora un punto che avevamo lasciato indietro quando siamo passati allo user data, e che vi proverei di chiudere prima, io me lo sono messo come to-do stamattina in modo da verificare dove eravamo arrivati, che è aggiungere anche qua, essendo questo un bin, un metodo per controllare che questo bin sia valido, quindi che sia stato istanziato e riempito correttamente, oppure nel caso in cui il risultato sia falso, per verificare, per accorgersi che è semplicemente nato perché esiste una direttiva usebin nella pagina, ma in realtà non contiene nessun dato relativo all'utente, ok? E quindi questo
Nel caso in cui io sia in una pagina d'accesso controllato, quindi una pagina che può essere visibile solo da un utente registrato, il fatto di avere gli svelli da false mi dice che l'utente non ha fatto login. Ok? Quindi importante avere comunque la possibilità di andare a verificare se da che parte arriva il BIN, se il BIN è stato riempito da qualcuno oppure se semplicemente è stato autogenerato. Allora sviluppiamo ancora questo metodo qua, molto semplice. Come facciamo a dire se è valido questo BIN che rappresenta pochi dati dell'utente? No? Abbiamo detto non sappiamo che dati serviranno in realtà, perché non abbiamo neanche ancora definito di che cosa tratta il nostro sito, quali sono gli argomenti, e quindi di conseguenza non sappiamo che cosa ci servirà dell'utente nelle pagine successive. Sappiamo che vogliamo realizzare una prima pagina di benvenuto in cui scriveremo una cosa molto semplice come benvenuto, nome e cognome. Di conseguenza abbiamo deciso di iniziare come user data bin a memorizzare solo nome e cognome più l'ID dell'utente nel caso in cui sia necessario andare a recuperare dei dati dal database utente. Allora, per verificare che sia valido, quindi ci serve semplicemente verificare che nome, cognome e user ID siano pieni. Se lì dentro c'è qualcosa, allora la pagina è valida, o meglio, allora i dati sono validi, ok? Quindi il BIN è stato riempito da qualcuno. Se lì dentro non c'è niente, il BIN è stato semplicemente generato e basta. Chiara la differenza? Ok, scriviamo il metodo molto rapido. Io lo scrivo subito sotto il costruttore in modo da averlo pronto e presente al momento della validazione, quando noi andremo a controllare se abbiamo fatto tutto bene o no. Allora, il metodo dovrà essere ovviamente pubblico, perché vogliamo poterlo chiamare fuori, e sarà di tipo booleano come ritorno. Quindi public boolean is valid. Abbiamo detto che è valido se ci sono dei dati, quindi semplicemente se nome e cognome sono diversi da nulli e non vuoti, e se lo user ID è diverso da che cosa. Allora ipotizziamo che questa cosa qua arrivi da un database. Allora se arriva da un database, cosa ci sarà lì dentro? Ci sarà probabilmente l'ID dell'utente memorizzata nel database. Abbiamo deciso che era un intero. Qual è un intero che sicuramente non occorrerà mai? Sarà il massimo negativo, perché non ci sono gli ID negativi, nessun database autogenera degli ID negativi, ok? Quindi una soluzione valida è dire va bene, io inizialmente lo impongo al massimo negativo, così posso andare a verificare se il valore di user ID è ancora uguale al massimo negativo. Se è uguale vuol dire che non ci ho mai messo dentro niente, se è diverso vuol dire che da qualche parte l'ho letto e ho riempito poi l'user data, ok? Quindi semplicemente un modo per andare a vedere che lì dentro ci sia qualcosa. Questo perché un intero, a differenza di una stringa, è un tipo nativo e quindi non è uguale a null. Non esiste la possibilità di dire che è nullo, non è mai stato inizializzato. Ok? Quindi qua ritorniamo al risultato di questa verifica, ovvero sia, primo, nome dovrà essere diverso da null. Però abbiamo anche detto che nel caso in cui sia diverso da null potrebbe essere vuoto. Noi vogliamo che sia non vuoto e quindi sarà not nome.isempty. Ok? Non vuoto. Questa è la condizione sul nome. A questo punto la mettiamo in end con la condizione sul cognome che sarà uguale. Io provo a copiarla. Nel caso stessi andando troppo velocemente, fermatemi, abbiamo il tempo di discutere i singoli pezzettini, ok? Quindi nome e cognome, e a questo punto l'ultimo pezzo che ci manca è lo user ID. Abbiamo detto come facciamo a accorgerci che non è mai stato riempito, lo mettiamo al minimo, al valore massimo negativo degli interi, che sarà, lo vediamo qua, sarà integer punto min value. Questa roba qua è il massimo numero negativo intero, ovvero sia, è per quello che loro chiamano min value, ok?
è il valore negativo più grande possibile. Grande inteso più grande nel negativo, ok? Quindi sarà meno un miliardo e fischia, o quello che è, dipende dalla risoluzione degli interi. Questi qua sono interi a 32 bit, quindi sarà meno un sacco, ok? Non mi interessa quanto è meno, potrebbe anche essere meno 1, non mi frega niente, ok? L'importante è che sia diverso da qualunque ID che verrà generato a livello di database utenti, in modo tale da poterlo riconoscere. Allora qua andrò a verificare che l'ID dell'utente sia diverso da quel valore. Quindi semplicemente andrò a dire user ID diverso da integer.minValue. Però qui c'era, controlliamo tutte le parentesi in modo da chiuderle tutte, io ne avevo dimenticate un paio. Allora questa qua chiude lassù, questo di troppo, così. Se volete controllare, lo saprete sicuramente, ma per controllare le parentesi basta metterci il cursore di fianco e automaticamente viene evidenziata la parentesi corrispondente dall'altra parte, ok? Quindi se io metto il cursore di fianco a questa qua, vedo che la parentesi corrispondente è questa e quindi va bene. Ho riempito le parentesi. Così come l'ultima, vedo che la parentesi corrispondente è la prima. Ok. Allora, questa cosa qua mi dice l'utente è valido, cioè lo user data bin è valido, è stato riempito con dei dati relativi, ok? Chiaramente questo user ID qua sarà uno dei punti che toccheremo nel momento in cui avremo un database vero, ok? Perché cambierà quell'informazione lì, la codifica di quell'informazione probabilmente cambierà in funzione di come è stata realizzata sul database di utenti reali, ok? Perfetto. Allora, a questo punto, per quanto riguarda lo user data bin, dovremmo aver tutto. Perché? Abbiamo la verifica di validità, abbiamo il costruttore vuoto, abbiamo la dichiarazione dei campi che vogliamo passare avanti, andiamo a vedere se abbiamo messo getter e setter, ma mi sembra di ricordare di sì. Controlliamo, get nome, set nome ci sono, get cognome, set cognome ci sono, e lo stesso per lo user ID, quindi siamo a posto. Allora, siamo a posto qui, ritorniamo sul login for data e iniziamo a ragionare un attimino su come possiamo fare un database utente finto in un modo che sia il più possibile vicino a quello che ci aspettiamo essere un database vero, in modo tale da fare meno modifiche possibili nel momento in cui avremo un database vero, ok? Quindi facciamo un minimo sforzo di immaginazione, cerchiamo di strutturare il nostro database finto in un modo del tutto simile a quello reale. Quindi ritorniamo qua, questo è quello sbagliato perché vi dà la soluzione. Questi qua sono i due metodi che dovevamo riempire. Allora iniziamo a pensare come memorizzeremmo i dati all'interno del nostro database. Come li memorizzeremmo? Beh, probabilmente il nostro utente dovrà essere distinto da tutti gli altri utenti del sito, ok? E come possiamo distinguerlo? Tendenzialmente uno dei modi comuni che si ritrova sui vari siti disponibili online è consentire all'utente la selezione di uno username tendenzialmente univoco, ovvero se io tento di inserire uno username che esiste già, normalmente mi dite no, guarda che questo esiste già, inseriscene uno nuovo. Questo perché? Perché devo poter distinguere gli utenti uno dall'altro. Quindi posso pensare di avere nel mio database utenti uno username e posso ragionevolmente assumere per il momento di avere uno username univoco. Poi ci sarà la password, per forza, perché se devo controllare al login username e password, quei due dati mi servono. Quali altri dati ci sono? Beh, potremmo ipotizzare di avere perlomeno tutti i dati che vengono inseriti in fase di registrazione, ok? Ma li sappiamo? Sì, perché abbiamo creato il form di registrazione prima di passare alla parte di login. Ok? Quindi andiamo un attimo a vedere il bin relativo alla registrazione e vediamo che i dati di registrazione erano nome, cognome, età, corso di laurea, volontà o meno di ricevere news e sesso. Ok? Quindi queste qua sono tutte informazioni dell'utente che memorizzeremo all'interno del database utenti.
Quindi abbiamo definito a grandi linee un sottoinsieme minimo di quello che ci serve. Non sappiamo se ci servirà di più, perché dipenderà da che cosa tratterà il sito, ok? Però queste informazioni di sicuro servono: nome utente, password, più tutti i dati della registrazione. Questo ci dice anche che in realtà il nostro form di registrazione non è completo, perché non abbiamo mai chiesto nome utente e password all'utente. Quindi o glieli assegniamo e poi lui se li cambia, oppure dovremmo chiedergli in qualche modo, ok? Quindi questo qua è un appunto mentale nel caso in cui si debba ritornare a lavorare sulla parte di user registration, perché lì sopra ci mancano dei dati, ok? Noi supponiamo di averli e di andare avanti, di creare quindi qualcosa per mimare un database. L'ultima cosa che ci rimane è pensare un attimo a come si accede a queste informazioni. Allora, la cosa più bella per un programmatore sarebbe quella di dire: vabbè, io ho un nome utente, in qualche modo cerco il nome utente nel mio database utenti, ottengo indietro tutte le informazioni dell'utente. A quel punto controllo se la password è a posto. Se è a posto, sono a cavallo, non mi resta che riempire il bin user data, ok? Quindi dal punto di vista della testa del programmatore, l'informazione chiave, quella che mi permette di andare a cercare i dati nel database utente, è lo username. Ma perché? Perché nella testa del programmatore l'username è unico, ok? Perfetto. Quindi dovremmo prepararci una struttura dati temporanea che butteremo via, ma che ragiona in questo modo, che ci permette di accedere ai dati degli utenti sulla base dell'username. Dopodiché, quello che succede in realtà è che magari l'username è troppo debole come informazione, quindi si utilizzerà un ID utente, ed ecco perché nello user data bin abbiamo ipotizzato di avere un ID utente, ok? Ma queste sono tutte ipotesi, perché noi stiamo lavorando in un certo senso a priori, ci manca una parte che non conosciamo, quindi stiamo ipotizzando che ragionevolmente le cose vadano così. Perfetto. Allora, avendo tutte queste informazioni, quale struttura dati ci permette di realizzare questa cosa qua? Beh, ce ne sono, prego. Una map, essenzialmente una map. Una map è un oggetto Java che ci permette di memorizzare delle voci indicizzate su una chiave, ok? Le voci possono essere un oggetto qualunque, un oggetto Java, anche una classe da noi creata. Allora, questa è veramente una map, perché noi utilizziamo come chiave il nome utente, per ora. Come voce, un oggetto che non abbiamo e che andremo a creare, ma che è sostanzialmente una riga della tabella degli utenti, ovvero sia una roba che contiene al suo interno tutti i dati dell'utente: nome, cognome, nome utente, password, dati di nascita, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, ci dobbiamo creare una classe Java che non è un bin, ok? Qui non sarà un bin, è semplicemente una classe di supporto che usiamo per fare un database finto e che butteremo via. Ma non è un bin e quindi potremmo crearla diversamente. Sì? La mappa a fine di inserire il programma. Assolutamente. Il programma non è un database. Non è un database. Infatti stiamo mimando un database. Cioè, nel momento in cui in realtà non useremo più la mappa, ma useremo direttamente l'accesso a DB, però quello che sta sopra funzionerà allo stesso modo. Quindi se io mi aspetto di dare il nome utente e ricevere i miei dati dell'utente, la stessa cosa succederà quando andrò a accedere al database, okay? Il principio è quello, quindi cercare di a un certo punto avere lo stesso funzionamento, in modo tale che da lì in su tutto rimane uguale, da lì in giù ovvio bisogna cambiarlo, perché cambia quello che c'è sotto, ok? Perfetto. Allora, creiamoci prima questa classe contenitore, questa classe usagetta che buttiamo via la prossima volta, quindi non dobbiamo rifinirla più di tanto. L'importante è che serva al nostro scopo, ovvero sia testare tutta la catena, ok? Dal login fino alla pagina di benvenuto. Ora, visto che sono i dati dell'utente e che bene o male mimano dei dati che saranno poi in un database, io con molta fantasia nella soluzione che vi ho dato e che vi ripropongo qua, l'ho chiamata UserDB Record, per ricordarci che quella roba lì mima un record, quindi una voce all'interno del database degli utenti. Quindi qua dentro, sempre nel nostro package, andremo a creare una nuova classe, quindi new alto classe,
che chiameremo user DB record. Ok, io gli faccio generare i commenti e il costruttore e poi si schiaccia su finish. Otteniamo la nostra classe vuota, completamente vuota. Questa classe qua abbiamo detto non è un bin, ok? Perché è una roba che ci serve solo temporaneamente e che non viene istanziata da Tomcat, ma verrà istanziata dal nostro bin di login for data, quello che fa finta di usare un database perché non ce l'ha. Allora che cosa succede? Succede che non sono obbligato ad avere un costruttore vuoto, posso avere un costruttore normale, ok? Quindi mettiamoci un appunto. Primo, mettiamolo non come javadoc, così, che non mettiamo sopra, vabbè, ok, giusto per ricordarci, non è un bin questa cosa qua, no? In particolare questa cosa qua è, possiamo dire, una classe che mima un database. O meglio, la voce di un database relativo all'utente, ok? Non un bin. Allora, non è un bin, quindi il costruttore può essere un costruttore normale e non un costruttore vuoto. Che cosa ci serve per costruire questa classe? Quali sono le variabili di istanza? Beh, tutto quello che abbiamo detto, nome utente, password, più tutto quello che arriva dalla registrazione. Quindi ci mettiamo e la compiliamo, è una cosa proprio semplicissima. Quindi sarà username stringa, ok, e qui mettiamo commento nome utente, poi ci sarà la password. Ok, poi ci saranno tutti i dati del registration form, giusto? E allora non sto a riscriverli, me li vado a copiare. Quindi prendo queste cose qua e le copio direttamente. Quindi nome e cognome, mettiamo ancora due commenti, tanto per ricordarci che sono, nome dell'utente, facciamo in inglese, username, questo sarà il cognome, l'età, commenti che sembrano banali, io ve li faccio solo per il fatto che nel momento in cui si lavora ad un progetto molto grande diventa utile avere anche i commenti banali per ricordarsi per quale motivo abbiamo creato delle variabili di istanza in un certo punto, ok? Quindi a volte è facile perché poi il nome della variabile è significativo, ma altre volte non è significativo oppure avevamo qualcos'altro in testa e un commento ci dà una mano. Dobbiamo creare il costruttore con tutte queste cose qua. Quindi soluzione 1 lo compiliamo a manina, soluzione 2 diciamo no, momento, il costruttore vuoto non ci serve, lo cancello e dico sorgente genera un costruttore utilizzando i campi, ok? Quali campi utilizzo? Tutti, perché mi servono tutti, ok? Eclipse ci pensa, ok? Mi crea automaticamente il costruttore con tutti i parametri e tutte le variabili di istanza.
questa parte qua lui la mette normalmente perché chiama il costruttore della superclasse che qua non esiste, quindi la posso anche cancellare. E la superclasse qua sarebbe object, ma non ci serve chiamarne il costruttore. Ok? Perfetto. Quindi, cancellato una riga, tutto fatto, gratis. Stessa cosa, questi campi vogliamo leggerli e scriverli, giusto? Perché ci servono per poter accedere ai dati dell'utente e memorizzarli poi nella disordinata bin, oppure per controllare la password. Quindi, generiamo setter e getter. Così che abbiamo finito la nostra classettina usa e getta per memorizzare i dati dell'utente. Quindi qua sotto diremo tasto destro sorgente genera getter e setter tutti. Ok? Perfetto. Tutto a posto tranne che ci siamo dimenticati dell'ID utente, perché avevamo detto che non l'user detta, volevamo l'ID utente, ok? Allora, se vogliamo l'ID utente, dovremmo anche lì prevedere una variabile di istanza per memorizzare l'ID utente e un modo per generarlo. Quindi, aggiungiamo la variabile che ci eravamo dimenticati, al fondo, ad esempio. Quindi, chiamiamolo user ID interno. Mi sarà private int user ID, ok? Ovviamente andiamo a modificare il costruttore in modo da creare questo user ID, ma questa roba qua è un dato che ci inserisce l'utente, l'ho commentato apposta interna, quindi la cosa furba sarebbe far sì che venga autogenerato, cosa che poi succede all'interno di un database vero, ok? Cioè l'identificativo univoco dell'utente lo autogeneriamo. Come? Beh, immaginiamo di dargli un numero progressivo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 e così via. Ovviamente, di nuovo, tutto finto, quindi il numero progressivo fin tanto che il server gira, poi nel momento in cui muore perdiamo tutto. Ma non ci interessa, perché a noi interessa vedere se funziona la catena. Allora, se deve rimanere univoco fin quando il server vive, un modo possibile è memorizzarci in modo statico un contatore, cioè una variabile che ci dà l'ultimo ID utente inserito. Di modo che nuovo utente, aggiungo uno e ho il nuovo ID. Quindi questi qua sono trucchetti semplici per far finta di essere un database, nulla di più. Quindi scriviamoci qua ad esempio il commento che ci dice user counter, contatore di utenti, che è quello che ci serve per generare ID. Quanto sarà il primo utente? Che ID avrà? Lo decidiamo noi. Però potremmo decidere che abbia ID 1. E questo lo sapete già probabilmente, ma io ve lo dico. E il normale modo di funzionare è di un'autogenerazione di ID all'interno di un database vero. Il primo utente è ID 1. Ok? Quindi, qua diremo private. Vi ho detto, ho usato la parola chiave statica. Ok? Ed ecco che qua uso static. Static dice che questa roba qua non è più una variabile di istanza, ma è una variabile di classe. Ok? E fin quando vive? Fin quando è viva la classe, ok? Però questa classe qua è un record del database. Questo contatore non dovrebbe stare fuori della classe che è. No, perché è statico. È un attributo della classe che descrive tutti i record del database. Poi l'istanza è un record, ok? Quindi qua è differenza classe istanza. Static significa variabile di classe. Quindi è uguale per tutte le istanze di quella classe, ok? È per quello che è importante mettere il modificatore static. Non solo, il modificatore static dice che questa cosa qua rimane viva fin tanto che questa classe è utilizzabile da Tomcat, ok? Quindi ci garantisce che rimanga vivo finché gira il nostro server. È ovviamente un trucchetto per far finta che sia un database, nulla di più. Però
però è uguale, perché se voglio che viva lo devo fare in questo modo, oppure devo tenere viva un'istanza sempre, ok? Quindi il modo più semplice è una variabile statica. Allora, static, questo qua chiamiamolo user count, chiamiamolo id, last id, così ci ricordiamo che è l'ultimo. Sarà intero ovviamente, qui mi dà errore perché mi sono dimenticato di dire qual era il tipo, ok? Quindi questo qua è l'ultimo id che ho inserito, o se vogliamo il primo id disponibile, adesso sta a noi decidere come usarlo, ok? Allora, chiamiamolo first, perché così vi faccio vedere il primo id, first free id, primo id libero. Cambia solo come vado poi a realizzare il cambiamento, ok? Allora, primo id libero che cosa vuol dire? Vuol dire che io quando creo la mia istanza potrò utilizzare quell'id lì, però poi mi devo ricordare di portarlo avanti. Quindi qua dirò this.userid uguale che cosa? Quella variabile lì. Quindi userdbRecord. Ok. Punto firstFreeID. Poi devo incrementarla. In modo tale che il successivo costruttore, quindi il costruttore dell'istanza successiva, trovi un first free id diverso. Allora, per incrementarlo posso semplicemente dire user dbRecord più punto first free id più, ok? Questa roba qua è un id autoincrementante. Vuol dire che io ogni qualvolta chiamo il costruttore, la variabile che vale per tutte le istanze di UserRecord e che indica il primo ID disponibile viene incrementata di 1. Quindi creo il primo, avrà ID 1. Alla fine del costruttore il primo ID libero diventerà 2. Quindi quando richiamo il costruttore un'altra volta, l'ID dell'utente sarà 2, non sarà più 1. Quindi ho realizzato un contatore che sì, viene aumentato alla creazione di ogni nuova istanza e garantisce che ogni nuova istanza di UserDBRecord abbia un ID differente, ok? Fino a quando? Beh, fino a quando è interi. Quando questa roba qua supera il massimo intero ho finito, ok? Ma quanti ne ho? Su 32 bit ho qualcosa come 2 miliardi e fischi di utenti a disposizione, quindi per una cosetta che vive da oggi fino alla prossima lezione direi che è più che sufficiente, no? Ok, perfetto. Allora siamo a posto, ci manca solo più il getter dell'ID utente, perché il setter non lo creiamo visto che lo auto incrementiamo noi, ma il getter ci serve perché se vogliamo mettere un user data dobbiamo averlo. Beh, nulla di più semplice, perché al solito utilizziamo la generazione di codice automatica, quindi genera getter e setter. In questo caso ci serve solo lo user ID, ok? Perfetto. Quindi adesso abbiamo tutto. Questa classe qua non è nient'altro che un contenitore in cui memorizzare i dati relativi a un utente, nulla di più. Un contenitore usa getter, prendiamo e buttiamo via. Ovviamente per fare le cose bene bisognerebbe andare avanti e finire di compilare i vari commenti, ok? Però a maggior ragione sappiamo che la butteremo via, non perdiamo tempo a compilare dei commenti inutili qua, ok? Bene, allora abbiamo il nostro record, quindi la nostra casellina con i dati relativi agli utenti. Possiamo tornare nel login for data e iniziare a creare il database utente finto, quello su cui verificheremo i dati. E come lo creiamo? Beh, fisso, in modo fisso e a mano, ok? Perché è finto. Perfetto. Allora, in modo fisso e a mano vuol dire che intanto prima discutevamo che struttura dati, abbiamo detto una map. Una map come?
una map di UserDB record, ok? In cui la chiave sarà lo username e il valore sarà il record relativo all'utente. Quindi qua diciamo, va bene, aggiungiamo una variabile di istanza in più che butteremo via, però non possiamo far diversamente. E questo qua ce lo memorizziamo qua con un commento, diciamo questo è il fake UserDB, cioè lo UserDB inutile che però ci serve, ok? E come sarà? Sarà una map, ok, mettiamo sempre private, ma possiamo dire di più su questa map. Questa map è una map in cui la chiave è una stringa e il contenuto è uno UserDB record, quindi sarà string UserDB record, ok? E come la chiamiamo? Beh, io non ho fantasia, quindi lo chiamo fake UserDB, proprio per ricordargli che non mi serve, ok? Perfetto. Vedete la riga rossa? Riga rossa perché mi manca l'import corrispondente. Quindi semplicemente clic col tasto sinistro sopra, importa. Ok, adesso siamo a posto. Qui ho dichiarato che ci sarà questa variabile che si memorizza il database degli utenti. Ovviamente la devo riempire, ok? Sto facendo tutto per finta, è chiaro che non lo riempio ogni volta che creo un login for data, riempio il database utenti, se no non funzionerebbe, però sono obbligato a farlo. Quando lo riempio? Beh, l'ho detto adesso, quando creo un login for data, giusto? Quindi lo posso mettere nel costruttore e nel costruttore andrò a chiamare un mio metodo privato che nessuno deve conoscere, perché non preferisco che non si conosca, che si occuperà di riempire i dati dell'utente. Quindi qua dentro dovrò dire riempi i dati relativi all'utente, quindi this fill fake UserDB ad esempio. Ovviamente Eclipse mi dice sì, ma ok che ti inventi i nomi, però non esiste un metodo del genere. Che cosa faccio? Lo creo. Ok? Quindi crea metodo. Vedete che io tendo molto a sfruttare l'autogenerazione, ovvero sia prima scrivo il nome del metodo e poi glielo faccio generare. Questo vuol dire risparmiare tempo. Bisogna solo fare attenzione a non esagerare, quindi inventarsi sempre nuovi nomi e facendoli generare senza pensare se servono o no. Il rischio è solo quello. Però è molto comodo. Ok, adesso abbiamo il nostro metodo privato. Privato vuol dire che nessuno al di fuori di questa classe potrà chiamarlo, ok? Ed è giusto, perché io non voglio che questo metodo qua venga esposto, soprattutto perché questo qua è un bin che passerà da una pagina all'altra a un certo punto. Ok, qua dentro che cosa faccio? Riempio a manina il database degli utenti, ok? Quindi che cosa faccio? Creo la mappa e poi inizio a caricarci dentro delle voci. Quante ne carico? 2 o 3, non di più, perché sennò impazzisco a fare una cosa inutile. Quindi qui mettiamo crea la mappa, quindi create the fake user DB. Come? Dirò che con user DB è, scusate, this fake user DB uguale a una nuova mappa, ok? In particolare ne uso uno dei vari tipi che sono a disposizione, che è la hash map. UserDB. Ok, anche qua mi sono dimenticato di fare l'import, lo faccio al volo. Ok, quindi una hash map che cos'è? È una mappa particolare che è basata su una hash table essenzialmente. Sintesi è molto molto veloce in lettura, ok? Quindi di tutte le map disponibili in Java la hash map è la più veloce in lettura ed è più lenta in altre operazioni, ovviamente.
Io la uso per abitudine in questo momento, non c'è nessuna considerazione di velocità, tanto qua usa e getta, ok? Perfetto. A questo punto lo riempiamo. Come? Beh, andremo a mettere nuove voci. Quindi diremo this.freechiusodb. Put, quindi inserisci chiave valore. Chiave abbiamo detto nome utente, beh, inventiamoci dei nomi utenti, ad esempio Pippo, ok? E quale valore? I dati di Pippo, giusto? Quindi qua sarà new user db record e vedete che Eclipse cerca già di mettermi di valori, quindi io devo solo più riempirli. Username, ho già detto prima, è Pippo. Password, password sarà, che ne so, inventiamocene una, potrebbe essere di nuovo Pippo, senza tanta fantasia, tanto non ci interessa che sia sicura, no? Nome, beh, nome di Pippo sarà Pippo con la P maiuscola. Cognome, ce ne inventiamo uno qualunque, Pippis o De Pippis. Ovviamente potete mettere quello che volete, sono dati età, che ne so, 67, 600 anni sono troppi, 67, corso di laurea. E una stringa, mettiamo... Cosa avete usato come corso di laurea? Vediamo qua. Allora, corso di laurea c'era, mi ricordo che nella parte di view registration c'erano delle sigle, giusto? Che dicevano... adesso quando si sveglia dicevano, eccolo qua, LOP org jess, che hanno poi un corrispondente esteso, perfetto. Allora, diciamo LOP, così, quindi logistica e organizzazione della produzione. Allora, login from data, lo news false, diciamo che Pippo non vuole news, sex mail maschio, ok? Li ho messi tutti, ho dimenticato qualcosa? Sì, boolean, ho dimenticato qualcosa. Ah, manca età, corso di laurea, boolean. Quante sono? 1, 2, 3, 4, 9, cognome, username, password, nome, cognome, 67 è un intero, ok? Perfetto, ne abbiamo uno, duplichiamo, ne facciamo altri due, così abbiamo tre utenti e via. Ovviamente cambiamo nome utente e password, e adesso lo possiamo anche lasciare uguale, per il momento non è che ci interessi. Allora, diciamo che Pippo, Pluto e Topolino al solito. Solamente nome e cognome, così quando diremo benvenuto ci accorgiamo che è un utente diverso. E possiamo anche cambiare qua, tanto non cambia nulla. Ok, perfetto. Adesso il nostro database utenti finto ha tre utenti. Tre utenti con lo username diverso. Mi sono dimenticato di cambiare lo username qua, cambiamolo perché sennò poi
non funziona nulla, quindi la chiave sarà un username tipo Pluto e tutto lì. Ok, bene, tutta questa corsa per fare una roba che butteremo via, ma ci serve per andare avanti, ok? Adesso andiamo a mettere utenti e quindi possiamo iniziare a ragionare come creare quei due metodi che ci mancavano, che era il check, ovvero verifica un utente password, e il fill user data, cioè riempi i dati relativi all'utente. Adesso possiamo farli perché abbiamo il database utente. Allora andiamo subito a lavorare sul check. Il check che cosa deve fare? Beh, dati nome utente e password inseriti nel form, giusto? E quindi nome utente e password memorizzati in questo bin. Vi ricordate che questo bin rappresenta i dati inseriti dall'utente nella form di login. Dobbiamo andare a controllare nel database utenti che esista quel nome utente e che la password sia corretta. Ok? Come faccio a controllare se esiste il nome utente? Beh, provo a cercare il record, quindi i dati dell'utente corrispondente a quello username. Se non c'è, se non ho quei dati, quel username è sbagliato, ok? Matematico. Quindi, prima operazione, cerco i dati dell'utente. Ok? E come faccio a cercarli? Iniziamo a scrivere la parte che li cerca e poi la vestiamo mano a mano. Allora, per cercarli dirò semplicemente database in questo caso get, dammi che cosa? I dati corrispondenti allo username, quindi get this.username. Ah, this username che cos'è? È il nome utente inserito dall'utente nel login form, giusto? Quindi io vado a cercare quel nome utente dove? Nella map, nell'elenco delle chiavi della map. Quindi se l'utente esiste otterrò qualcosa indietro, altrimenti no, ok? Perfetto. Allora questa roba qua che cos'è? Sono i dati dell'utente, quindi possiamo dire che questo è uno user db record e lo chiamiamo user data ad esempio. Oh. Ok, quindi ho iniziato a vestirlo, ho detto va bene, questi dati che recupero dal database li metto in uno user db record che si chiama user data. Allora, che valori potrà assumere questo qua? Beh, se non ci sono, quindi se l'utente non c'è, non lo trovo, e user data sarà null, ok? Se invece lo trovo, user data sarà un oggetto di tipo UserDBRecord. Quindi, prima verifica, se è diverso da null. Se è diverso da null posso andare a controllare la password, ma se è null vuol dire che non esisteva l'utente direttamente, ok? Quindi qua sotto posso subito andare a dire, va bene, controlliamo se il nuovo utente esiste. E quindi se user data è diverso da null. Allora, se è diverso da null, bene, non è ancora a posto, devo controllare la password. Se invece è null, ho finito, quell'utente lì non è valido, ok? Quindi check dovrà ritornare falso. Allora scriviamo la parte che controlla la password e poi la vestiamo di nuovo, ok? Ah, per controllare la password che cosa devo fare? Devo andare a prendere la password nel dati dell'utente e confrontarla con la password inserita, e dato che è una password il confronto dovrà essere il più preciso possibile, quindi i caratteri maiuscoli si confrontano con i caratteri maiuscoli e non con i minuscoli, ok? Quindi questa cosa qua sarà case sensitive, perché un utente potrebbe usare maiuscole e minuscole per fare la password più complicata.
Allora qua scriviamoci controllo password. E come lo facciamo? Andiamo a prendere la password dai dati memorizzati nel database, quindi userdata.getpassword, giusto? E ottengo la password. Adesso controllo che sia uguale a quella che mi ha dato l'utente, ma uguale parola per lettera per lettera, case per case. Quindi uso equals e non equals ignore case, perché a me interessa proprio tutto. Equals che cosa? La password che l'utente ha inserito, quindi this.password. Ok, questo è il controllo. Questa è quella parte centrale, dice se le due password sono esattamente le stesse, beh, allora l'utente questa volta è veramente valido, perché il nuovo utente è lo stesso, esiste, e la password corrisponde. Se le password non passano questo controllo, nonostante il nuovo utente sia valido, il login fallisce perché la password è errata. Ok? Quindi come lo vestiamo questa cosa qua? Beh, questa cosa qua dovrà andare ad aggiungere un falso o un vero sul valore di ritorno, ok? Ecco che quindi forse ci conviene partire dall'inizio e dire un momento, all'inizio l'utente non è valido, quindi creiamoci una variabile e diciamo valido no, ok? Questa variabile sarà quella che torniamo indietro, quindi qua posso che return false, che è quello che viene autocompilato, return valid, ok? A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente dire valid uguale true se la condizione sulla password è corretta, ok? Quindi passo intermedio, poi vi suggerisco un modo per compattare ancora le cose, ma non lo facciamo. Dico se è vero, valid uguale, ok? Se non entro lì dentro, quindi se non vengono verificate tutte le due condizioni, nessuno tocca mai valid, che quindi rimane false, ok? Tutta questa roba qua, se la date in mano a un programmatore con esperienza, ve la scrive su una linea sola, ovviamente, ok? Quindi non spaventatevi che se ogni tanto vedete delle linee così, può essere tutto compattato, perché questa cosa qua non è nient'altro che un end fra userData diverso da null e questa condizione, solo scritto in modo diverso, ok? Quindi se nella soluzione trovate tutto su una riga sola è la stessa cosa, ok? Io qua ve l'ho fatto separato proprio per fare un passo alla volta. Ok, allora siamo a posto. Questo qua ci dice valido può andare avanti, non valido non può andare avanti. L'altro metodo invece che cosa deve fare? Deve riempire lo user data bin. Con che cosa? Con i dati che arrivano dal database utenti. Qui però, in teoria, non dovrei più controllare un utente password, ok? Perché se chi scrive il controller lo scrive bene, prima di chiamare il field user data avrà chiamato il check, ok? Quindi avrà controllato che l'utente sia valido. In ogni caso, se sono un programmatore serio, comunque controllerò che quadri un nome utente password, in modo tale che nel caso in cui non coincidano non vengono mandati via dei dati riservati, ok? Se me ne dimenticassi e qualcuno riesce ad arrivare lì, può vedere i dati di qualunque utente, ok? Quindi qua che cosa faccio? Beh, certo non riscrivo tutto quello che scrivo prima, chiamo semplicemente il check, quindi dirò prima di tutto controlliamo l'utente che sia proprio quello giusto, anche se lo dovrebbe già aver controllato il controller, io lo ricontrollo, quindi, e dirò se this.check, ok, quindi se sono valido, se sono tuttora valido, allora recupero i dati e riempio il bin, ok? Quindi se sono ancora valido, gli riprendo lo user record, userdb record
use data uguale di punto fake user db punto get this punto username, giusto? Ok, ho rifatto la stessa operazione di prima, ripreso i dati. Ripreso i dati, estraggo quelli che mi servono per riempire lo user data bin, che sono, abbiamo detto, nome, cognome e id. Quindi scriviamo i commenti che così ci ricordiamo: get all user data, e qui fill the user data bin, giusto? Quindi qual è il bin da riempire? Quello che ci si è passati, user data to fill. Quindi user data to fill punto set nome sarà user data punto get nome. Stessa cosa sul cognome. Get cognome e poi l'ultimo che è id. Cosa facciamo? Niente, è finito. Cioè, se è andato tutto bene, l'utente era valido, ho riempito i dati, fine. Il metodo può finire lì. In userDataToFill, che sarà il nostro userDataBin, ci sono i dati che servono per poter andare avanti. Allora, tutta questa infrastruttura ci permette a questo punto di scrivere il controller, cioè quella pagina che si occuperà di verificare se un utente è valido o no, e di decidere se andare avanti, presentare la pagina di benvenuto, se tornare indietro e ripresentare la pagina di login. Ok? Perfetto. Un'ultima cosa. Che messaggio di errore diamo se nel caso in cui si debba tornare indietro? Da dove lo peschiamo questo messaggio di errore? Perché abbiamo l'error bin per poterlo memorizzare, ma non abbiamo niente che lo generi. Chi è che ci deve dire quale errore c'è stato? Beh, chi si è occupato di verificare se l'utente era valido o no. Ok? Quindi questo bin qua, il login for data. Ok? E come facciamo a fargli generare il messaggio dell'errore? Beh, ci scriviamo un metodo che torni indietro un messaggio di errore. E quanto complicato deve essere? In realtà sarà semplicissimo, perché abbiamo detto che il messaggio di errore sul login è sempre lo stesso, username o password errati. Non vogliamo dire nulla di più, perché altrimenti diamo un'informazione a un possibile utente malevolo, uno che sta cercando di capire se l'utente nel database degli utenti esiste o no. Ok? Allora è molto semplice, perché possiamo ancora aggiungere l'ultimo metodo e poi basta, nessun'altra modifica, che dirà fornisci il messaggio di errore, quindi public string, ovviamente è un messaggio, get error message, ho già scritto, no, deve ritornare, qui mi dice deve ritornare una stringa, va bene, adesso la facciamo subito ritornare. Eccolo qua, che cosa? L'errore è username o password errati. Notare che scrive errati, non esistente, ok? Perché sennò c'è un'informazione. Io sono la più negativa possibile, sono sbagliati. Poi che sbagliato voglia dire sbagliato veramente o voglia dire non esistente, non lo voglio far passare come messaggio.
ok? Perfetto. Allora, per completare bene questa cosa qua, dovrei ancora commentare ogni metodo. Ovviamente vi salto questa parte qua, la trovate commentata nella soluzione. Ok, allora ritorniamo al nostro progetto, così ci rinfreschiamo cosa dobbiamo fare, perché magari abbiamo perso la strada lavorando. Dobbiamo fare il controller, si chiama di login. Ok? Il controller riceve i dati dalla view login, ok? Mediante post. Perfetto. Allora, creiamo la nostra pagina JSP che fa da controller. Quindi dove la creiamo? Non più nel lato Java della nostra applicazione web, ma lo creeremo nel lato web content in questo caso, no? Quindi qua diremo nuova pagina JSP. Quindi io ce l'ho qua sotto, web, eccoci qua, JSP file, perfetto, nome do login, possiamo mettere XHTML. Io lo metto, in realtà non ci serve, perché abbiamo detto che il controller non fa vedere niente, semplicemente fa il controller, quindi decide se andare avanti o indietro, ok? Quindi in realtà qui il template non serve a nulla. Comunque, finish, ok. Allora, tutta questa roba qua non ci serve, noi non scriviamo HTML, decidiamo se andare avanti o indietro, giusto? Via. L'unica cosa che ci serve, questo lo possiamo anche togliere perché non scriviamo HTML, queste due cose qua ci servono, ok? In particolare ci serve ancora iniziare ad andare a dire all'interprete JSP quali bin utilizzeremo, ok? Quindi qui ci sarà JSP, che cosa? Use bin, giusto? Id del bin è il nome dell'istanza che verrà autogenerata da Tomcat, ok? Chiamiamola con lo stesso nome della classe, semplicemente con la lettera maiuscola iniziale, così è facile. Quindi login form data. Quindi la classe sarà, abbiamo detto, login form data. Vedete che io scrivendo a mano il suggerimento diventa sempre più preciso fino a quando lo posso prendere. Ok, quindi adesso ho detto userò il bin login form data. Quali altri bin userò? Poi chiudo il tag direttamente senza usare due tag separati, tanto non c'è niente all'interno. Salvo, dovrebbe essere a posto. Vediamo che cosa ci dice. Ho messo un minore di troppo. Ok, perfetto. Quali altri bin devo usare? Messaggio di errore e lo user data, no? Come faccio a ricordarmelo? Beh, avevo fatto il progetto, basta che vado a leggere i bin che ho scritto lì sotto. Guardiamo un po' ancora una cosa, ho messo anche dei cerchietti, che era dove vivono questi bin. Lo bin for data vive nella request, l'error message anche. Lo user data vive nella sessione. Allora, quando dichiaro use bin, devo ancora andare a dire scope request, giusto? Quindi, altra cosa che è utile sempre, ricordiamoci di guardare ogni tanto la progettazione, perché ci evita degli errori, ok? Quindi qua scope request, ok? Poi l'altro bin abbiamo detto che è l'error message, quindi JSP use bin id msg, classe sarà rmsg e lo scope sarà di nuovo request, come abbiamo messo dall'alto. Okay.
adesso lo possiamo chiudere così e questo togliere. Ah, ne metto sempre uno di tosto. Poi qui ci sarà di nuovo use bin, quindi JSP. Ah, è questa qua che me lo crea. Ok, questo qua invece sarà lo user data b, giusto? Quindi qua sarà user data, la classe sarà user data, eccoci qua, e lo scope cambia, abbiamo detto che sarà session. Sarà session perché noi vogliamo che questo dato passi di pagina in pagina nel momento in cui l'utente è loggato. Ok? Quindi vedete che mi suggerisce quale possibile scope c'è, io seguo session e voilà. Perfetto, ho tutti i bin. Cosa mi manca ancora? Beh, riempire il login for data, cioè il bin che rappresenta i dati inseriti dall'utente, con i dati effettivamente inseriti dall'utente, quelli che mi arrivano via post. Ok? Riguardiamo il disegnino, i dati mi arrivano via post. Come faccio a riempirlo? Esiste la set attribute, ok? O set property che sia. Quindi qui sarà JSP, due punti, set property. Se io posso gli dare il nome della proprietà, dico asterisco, automaticamente i nomi dei campi del form vengono controllati rispetto ai nomi dei setter del bin, ok? Quindi se io ho un campo del form che si chiama username, Tomcat si occuperà di cercare all'interno del bit quel metodo che si chiama set username, ok? Se esiste, lo chiama per inserire il valore corrispondente, ok? Quindi property asterisco name, qual è? È il nome del bin da riempire, giusto? Quindi sarà login form data. No, scusate, forse è esattamente il contrario. Allora, set property asterisco name login form data. Ok, fatemi controllare di non avervi detto una cavolata. Su qua la soluzione, sì, perfetto, ok? Quindi proprietà quale? Tutte, dove? All'interno del bin che vogliamo usare. Perfetto, qui c'è ancora un minore di troppo che Eclipse mi ha autogenerato. Siamo a posto. Allora, a questo punto abbiamo vivi tutti i bin, ok? Perché tonta quando vedi gli usbin me li crea. Abbiamo riempito il bin che contiene i dati di login, possiamo iniziare a fare il controller. E cosa deve fare il controller? Deve verificare se i dati dell'utente sono validi e, se sono validi, fare il forward verso la pagina di benvenuto, se non sono validi farà il forward sulla pagina di login. Ok? Che è esattamente quello che abbiamo disegnato qua. Valido, forward all'indietro con un messaggio di errore. Cioè non valido, scusate, valido forward in avanti alla pagina di benvenuto. Bene, questa cosa qua si fa scrivendo semplicemente un pezzettino di scriptlet che vedremo è molto corto. Perché? Perché abbiamo già creato tutta l'infrastruttura prima, ok? Quindi scriptlet inizia qua. Cosa facciamo? Se prima cosa, da quante parti posso arrivare a questa pagina? Ci posso arrivare dalla pagina di login, ok? Quindi dalla vista view login, oppure direttamente. Nel caso in cui ci arrivi direttamente, voglio fare qualcosa? No, voglio che l'utente ritorni al login, ok? Quindi primo controllo, i dati del form sono arrivati. Come faccio a farlo? C'è il metodo isValid del bin corrispondente, ok? Quindi if loginformdata.isvalid, ok? Quindi se è valido, che cosa faccio? Controllo, ok? Quindi qua controllo se l'utente esiste
e corrispondente a quello che mi hanno inserito. Quindi qua dirò check user, ok, if login from data punto check, che cosa faccio? Riempio lo user data, quindi login from data punto fill user data, e gli passo user data, che è il bin che deve andare avanti, che ha scope session, ok? Se non check username o password errato, giusto? Se invece non era valido, non c'è un errore, giusto? Semplicemente è arrivato direttamente sulla view login senza passare per la view login, ok? Quindi qua metterò else, che cosa? Error message punto, aggiungi errore quello che mi dà la login for data, ok? Quindi login from data punto get error message, ok? Dopodiché questa è la logica, ci manca solo più avanti e indietro, ok? Quando è che vado avanti? Quando l'utente è valido. Allora qui l'utente è valido, posso andare avanti. Come faccio? Uso la direttiva gsp forward. Quindi chiudo un secondo la scriptlet e poi la riapro subito per evitare di dimenticarmi, ok? E qui in mezzo dirò gsp due punti forward, a che pagina? Beh, è valido, avevamo detto che la pagina di benvenuto si chiamava view user welcome gsp, ok? Quindi qua sarà view user welcome punto gsp, ok? Perfetto. Invece che cosa succede se c'è un errore? Indietro alla view login, non so se non mi sbaglio si chiamava view login, ok? Quindi stessa cosa ma a una pagina diversa. Quindi qua sarà JSP due punti, facciamo così, ma qui sarà view login, ok? E che cosa succede se invece non era valido login from data e quindi non c'erano dati che arrivavano dal form? Beh, torniamo di nuovo alla view login, ok? Solo che ci torniamo senza l'errore. Quindi di nuovo JSP forward view login JSP. E questo va a finire qua giù. Else, così sappiamo che è proprio in corrispondenza. Ok? Quindi questo else qua è l'else dell'if sull'isvalid. Perfetto, questo è il controllo, l'avete visto? 10 righe. Tutta la logica abbiamo messo nei B, cioè tutta la parte di supporto. Qui c'è semplicemente la logica del controllo. Vado avanti oppure torno indietro. L'ultima cosa che rimane da fare a questo punto, che ovviamente non riusciamo a finirla oggi, ma l'avete nella soluzione e siete benissimo in grado di guardarla da soli, è la pagina di benvenuto. Che cosa farà la pagina di benvenuto? Andrà a controllare se user data è valido, ok? Quindi usbin user data, se è valido l'utente è stato controllato ed è autenticato, quindi a quel punto dirà benvenuto utente, altrimenti
ritornerà alla V-Login. La soluzione ce l'avete, io ce l'ho qua, vi faccio vedere l'apparenza. E questa qua è l'apparenza. Questa è una pagina che scrive HTML, perché fa vedere qualcosa, e dirà se il dato è valido, se lo usernet è valido, benvenuto. Ok? Altrimenti, errore, per favore vai a fare login. Ok? Se avete dubbi, domande, avete da chiedere o adesso oppure via mail oppure la volta prossima, non c'è problema. È già tutto su internet, quindi ve lo potete scaricare e vedere per bene.